C'è anche una situazione di cui in realtà si sta parlando, ma non tantissimo in questi giorni, perché probabilmente a farla da padrone, dopo i fatti legati alla Concordia, che hanno offuscato un pochino anche, diciamo, il potere mediatico che invece ci si aspettava dal blocco dei tir in Sicilia, poi insomma con un pizzico di ritardo ci siamo arrivati a dar voce insomma a questa manifestazione, che poi si è estesa a macchia d'olio in tutta Italia ed è diventata così forte da mettere da parte un altro aspetto che per noi della Basilicata e anche per la confinante Campania è molto importante. Dovremo avere al telefono Claudio Buono, che è esponente del quotidiano della Basilicata. Claudio? Sì, ciao, buon pomeriggio a ecco, tutti. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio Tour. Grazie. Il fatto a cui facevo riferimento è della possibile discarica di Serra Arenosa, quindi ci spostiamo dall'ambito degli autotreni per passare a quello dei rifiuti, che non è meno periglioso, per così dire. No, assolutamente no. Niente, in poche parole è ritornato l'incubo di scariche qui a Vietri di Potenza, nell'area proprio tra il paesino vietrese e quella di Caggiano. Ormai è ufficiale, nei mesi scorsi ci sono rincorse molte voci, ormai è inutile nasconderlo. E questo è ritornato purtroppo dopo la battaglia, penso che la ricorderete bene anche voi, quella del periodo a cavallo tra il 2007 e il 2008, sì, quando centinaia di cittadini insieme alle istituzioni sono stati protagonisti di una vera e propria battaglia sia nelle strade di Vietri, sia a Potenza, davanti alla regione, sia a Salerno. E cosa, in poche parole, si sta infuocando un po' il clima, perché? Perché pochi giorni fa la provincia di Salerno ha richiesto al comune di Caggiano l'utilizzo dei terreni, i terreni in oggetto, cioè che sono quelli dell'area di Serra Arenosa, dove ci sono due cave. Sì, tristemente famose, insomma. Sì, ormai diciamo quella più grande e più famosa, però la provincia di Salerno sta puntando anche su una cava distante 50 metri, molto più piccola, dove ci sono anche delle abitazioni molto vicine, ti parlo di abitazioni a qualche metro. E però poi l'altra sera, dopo questa notizia, loro vogliono sondare di nuovo il terreno, fare delle indagini, perché? Perché vogliono iniziare con il progetto preliminare. Una volta che hanno saputo la notizia, i sindaci hanno subito convocato un consiglio comunale straordinario che si è tenuto a Vietri l'altra sera presso il palazzetto dello sport, che era pienissimo di cittadini ormai infuriati di questa situazione. Erano presenti tantissimi sindaci che sono arrivati addirittura da Atena Locana, Sala Consilina, Auletta, Buccino, San Rufo, proprio per testimoniare, per stare vicini alle due comunità. Sì, anche perché al di là dell'appartenenza amministrativa, per così dire, pur essendo a cavallo questo territorio di due regioni, comunque interessa dei cittadini che sono interessati alla loro salute, alla salvaguardia della loro salute. Oltre alla salute lì c'è anche il rischio ambientale, perché? Perché vogliono costruire questa discarica in un'area dove vige il livello di rischio sismico di primo livello, cioè qualcosa di questo è quello che non riescono a capire, perché si punta ancora lì, ci sono le falde acquifere, ci sono gli uliveti che producono, quelli di Caggiano e Vietri, il miglior olio dell'area, e questo non si capisce perché si continua a puntare lì, nonostante ho ricevuto dai sindaci di Vietri e Caggiano degli allegati tecnici dove c'è la totale inidoneità del sito. Questa è la cosa più incredibile. Ecco, tra l'altro, ad integrazione dell'informazione, scusami, c'è stato quindi questo incontro l'altra sera. C'è stato il consiglio straordinario. Sì. Quindi diciamo che l'ANCI, anche che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella figura del presidente della Basilicata Vito Santassiero, che è anche il nostro sindaco, insomma, si è espresso e ha appoggiato. Insomma, allora, oltre ad appoggiare, diciamo che il sindaco di Potenza è stato sempre vicino a questa problematica. E cosa ha detto il sindaco? E lo ha fatto già ieri mattina. In qualità di presidente dell'ANCI Basilicata ha scritto una lettera alla provincia di Salerno e al commissario straordinario per i rifiuti per l'emergenza in Campania, Tino Vardè. Questa lettera proprio il sindaco di Potenza, Santassiero, ha chiesto che la provincia ritorni sui suoi passi, di studiare bene la situazione, perché non è proprio il caso di farla in quell'area lì. Questo è quello che ha fatto il sindaco di Potenza. Tra l'altro permettimi di farmi da portavoce della
cittadinanza di Vietri e Caggiano, che si sono lamentati tantissimo per l'assenza delle istituzioni regionali e provinciali. Nonostante l'invito, nessuno si è, non c'era nessuno, si è presentato. Questa è la cosa che ha infuriato. Già c'è il problema, poi in molti me l'hanno chiesto, ma scriviamo, ma purtroppo non si è presentato nessuno. Ecco, ad aggravare la situazione, giusto per dare anche un pochino la dimensione del perché le persone poi non vogliono, quindi non è soltanto per avere la spazzatura vicino casa, non ma è non questo, è il fatto della e che da diversi studi, analisi, sì, è stato, sì, ma ormai da tempo, insomma, stabilito che il sito ha delle caratteristiche in generale tali da non poter ospitare, no, alcuna discarica, no. Quindi sono stati fatti degli studi. Sì, allora, ha fatto uno studio, ricordo bene, quello di fine 2007, intorno al 20 dicembre 2007, l'ha presentato, ormai è conosciuto a livello internazionale, il professor Ortolani, che è un luminario, un geologo, dove si evince pienamente la totale idoneità proprio per il rischio sismico, per la vicinanza di abitati, per le falde acquifere, e in quel caso la provincia di Salerno ritornò sui suoi passi. C'era l'ex, se non sbaglio, era commissario straordinario De Gennaro, era. De Gennaro, sì. Sì. E proprio lui accettò queste, diciamo, queste relazioni presentate dai comuni di Vietri e Caggiano e scartò Serra Arenosa. Però oggi purtroppo si è ritornati di nuovo al punto di partenza, nonostante siano stati presentati di nuovo questi, diciamo, chiamiamoli allegati tecnici. Però si continua ancora a puntare su Serra Arenosa. Su questo sito. Capisci. Il 4 febbraio ci sarà a Brienza una manifestazione presieduta dai sindaci della zona. E mi piace anche l'idea di poter unire, sai che di solito ognuno bada al proprio orto, no? E mi piace l'idea che si uniscano in questo caso anche gli intendimenti di Basilicata e Campania insieme. Quindi ci saranno i sindaci dell'una e dell'altra parte, ci sarà questa manifestazione, insomma. Ma per attirare ancora una volta l'attenzione, noi volentieri abbiamo fatto sponda con Radio Tour, però mi dicevi prima che la situazione potrebbe essere irreversibile a questo punto. Sì, ti dicevo prima, la situazione sì, potrebbe essere irreversibile, cioè loro, diciamo che la paura anche degli amministratori, che sembra che la provincia di Salerno non ne vuole proprio sapere. Cioè loro hanno invitato alla concertazione, parliamone insieme, hanno invitato, però a quanto pare vogliono andare avanti per la loro strada. Però i sindaci, ricordo bene le parole anche del Presidente del Consiglio Comunale, dovranno passare sui nostri corpi, hanno detto, anche con i carri armati prima di invadere il territorio. Questo è quello che hanno detto. Sicuramente non scenderemo in piazza tutti insieme se ci sarà bisogno, speriamo di no. Scusami, ma io sono completamente ignorante non soltanto in questo campo, ma per poter portare avanti dei lavori non si deve giustificare anche l'idoneità del sito? Ma cioè, è quello il problema. Non bisogna quello, anche dimostrare, sì, che si può fare? Sì, bisogna dimostrare che lì non c'è il livello, non c'è il rischio sismico, idrogeologico. Bisognerebbe far registrare che non ci sono uliveti vicinissimi e invece ci sono uliveti vicinissimi che producono il miglior olio dell'area del Vallo di Diano e del Marmo Melandro. Bisognerebbe far registrare che non ci sono. Quindi come può avallare un progetto del genere la provincia di Salerno? È questo quello che non nessuno si fa capace. Cioè, 4 anni fa fu scartato da De Gennaro e dall'ex assessore famosissimo Palladino, fu scartato proprio per questo, però sono ritornati di nuovo e questa è la cosa incredibile. Va bene, Claudio, io sono contento di aver fatto la sponda attraverso questo programma, perché è giusto che insieme al disagio delle comunità di Vietri e Caggiano, perché se ne sta parlando poco e grazie a voi forse qualcuno avrà saputo, sì, di questo fatto. Tra l'altro io stesso stamattina ne ho scritto sul giornale lucano, quindi comunque ho cercato di dar luce insieme naturalmente alla redazione, quindi abbiamo cercato di dar luce alla vicenda perché riteniamo che sia importante quanto quella che sta così facendola da padrone, cioè il disagio dei camionisti. Quello investe tutta quanta l'Italia. Nel nostro caso è un fenomeno un po' più locale, ma non per questo meno importante, insomma, perché ne va della salute oltre che del rispetto ambientale, quindi è una cosa altrettanto importante. Ti ringrazio per il tuo contributo, continuate a lottare, speriamo che la situazione sia invece assolutamente reversibile. Grazie, alla prossima. Grazie, ciao, alla prossima, buon pomeriggio.